Oggi sono contento, oggi sono veramente contento perché parliamo di un calciatore che mi intriga veramente, 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 veramente tantissimo. Oler Manito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di Gheorghi Kvernadze. Ragazzi, Kvernadze. Ma prima di farlo, ragazzi, come sempre, voglio invitarvi a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Sto parlando ovviamente di Numero 10, ragazzi. Numero 10 rappresenta il futuro ed è completamente gratuita. Andatela a scaricare che non ve ne pentirete. Unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione. Numero 10. Detto ciò, ragazzi, Gheorghi Kvernadze, già praticamente, scusate se è arrivato un bambino, mi dispiace, ne parla tutto il web, ne stanno parlando tante testate giornalistiche. È una notizia che arriva direttamente dalla Georgia, ripresa anche dal Corriere dello Sport, che parla di un altro Kvara per il Napoli, che è un tipo di informazione che, ragazzi, io vi dico la verità, di base io non amo quando si tratta di paragonare calciatori, erede di questo, erede di quell'altro, soprattutto quando poi parliamo di un calciatore che avrebbe un erede di 2 anni più giovane, cioè parliamo di un 21enne ed un 19enne. Queste cose mi fanno parecchio girare il cazzo. Comunque, Cristiano Giuntoli sta seguendo con attenzione questo calciatore, su cui c'è anche la Dinamo Batumi, ex squadra di Kvaratskhelia. Dunque si potrebbe creare un bel connubio, una bella situazione. Il Napoli sta lavorando tanto col calcio georgiano, come è giusto che sia, ragazzi. Il Napoli deve incominciare a fare questo tipo di lavoro. Tra l'altro ci sono certi club, certi procuratori, certi scout che hanno una preferenza in particolare per un paese, tipo quando ragazzi, quando Raiola era ancora tra di noi, lui amava andare a pescare in Olanda. Secondo me, ragazzi, andare anche a cercare delle caratteristiche in generale di un certo paese è corretto, perché ragazzi, i georgiani sono tosti, sono cattivi, sono forti. A me queste sono cose che mi piacciono, cioè io credo tanto nella questione del retaggio culturale. In ogni caso, ragazzi, che tipo di calciatore è? Innanzitutto, anche lui un'ala sinistra, che può giocare un po' dappertutto, può giocare prima punta, può giocare anche sulla destra nonostante prediliga la sinistra. Molti lo stanno già definendo il nuovo Kvaratskhelia, essendo georgiano ed essendo un'ala sinistra, però ha delle caratteristiche differenti. Innanzitutto è alto 1,88 m, non è bravo con entrambi i piedi come lo è Kvara, preferisce palesemente il destro, è uno driblomane, è un funambolo, ha un ottimo piede, uno che vede bene la porta ed è uno che secondo me può adattarsi veramente molto bene a fare la prima punta, perché ha una fisicità importante, uno che può essere sfruttato anche sui contrasti aerei e che può dare anche una grande mano dietro, uno che deve migliorare sicuramente dal punto di vista tattico, però ragazzi, le qualità ce le ha tutte, perché è veloce, è esplosivo, è reattivo, che è una cosa fondamentale, riesce a pensare in poco tempo, un ottimo decision making. Secondo me, ragazzi, è un calciatore molto 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 interessante, che in questo momento ha un prezzo di cartellino molto basso. Ragazzi, gioca comunque ancora nel campionato georgiano, gioca nella nazionale georgiana under 21, perché ragazzi, come dicevo, è molto giovane, parliamo di un classe 2003, 7 febbraio 2003, ed è estremamente interessante ed è il classico colpo che a me piace tantissimo, perché mi piace, ragazzi, il modo in cui gioca. Ho visto qualcosina, mi sembra estremamente interessante e penso che sia il classico colpo sul quale non puoi sbagliare. Perché dico questo? Perché vai a spendere veramente pochissimo, sia per quanto riguarda lo stipendio, sia per ciò che invece concerne proprio il cartellino. E comunque in quella posizione tu comunque hai una mancanza, hai comunque un qualcosa
da dover migliorare, perché diciamo Zerbin non è che stia dando chissà quale apporto, e quindi andresti a prendere un calciatore che insieme a Kvara può crescere, che secondo me può dare più di Zerbin, perché questo è un ottimo potenziale, ragazzi, veramente ce lo vedo molto molto bene. Poi i calciatori fisici sapete quanto facciano bene in Serie A, e inoltre ragazzi non solo in Serie A, dappertutto, perché il calcio sta andando proprio in quella direzione: fisicità, esplosività, atletismo, tutte caratteristiche che Gheorghe Kvernadze ha, e che secondo me nel Napoli di Luciano Spalletti potrebbe sfruttare veramente la perfezione. Uno che puoi sia servire sui piedi che in profondità, è uno che si può muovere su tutto il fronte, il classico calciatore che piace Luciano Spalletti. Poi, data la sua altezza, è uno che puoi buttare dentro veramente anche a 5-10 minuti dalla fine per provare a sbloccartela non solo con un numero, ma magari anche con un colpo di testa, con un calcio da fermo. Ragazzi, a me queste storie così mi piacciono veramente tanto, e secondo me una fascia sinistra sarebbe estremamente insidiosa e veramente quasi mi verrebbe da dire illegale. Io già lo sto immaginando a fare il devasto a Napoli, perché non lo so ragazzi, è proprio il classico tipo di colpo che piace a me, è proprio il tipo di colpo che piace a me, perché veramente è proprio impossibile sbagliare in questi casi. Poi magari non ti rende al massimo, hai scommesso, hai speso poco e comunque magari ti può fare qualcosina, perché ripeto ragazzi, le qualità ci sono tutte. Non voglio sentire la solita stronzata che sentivamo quest'estate: ma sì, ma nel campionato georgiano tutti quanti, tutti questo, tutto quello, ma sì, ma con la Naune, ma quello. Ragazzi, le qualità sono qualità. C'era un topo defunto in mezzo alla strada e mi è venuto un attimo un colpo, perché lo stavo per prendere, fortunatamente non l'ho preso. Queste cose mi mettono un poco di ansietta. Comunque, scusate ragazzi, è venuto proprio un momento di... mamma mia, è una stronzata, però mi è venuto un attimo un momento così. In ogni caso, le qualità sono sempre quelle. Poi sta tutta anche alla questione mentalità, l'effort, la dedizione al lavoro, l'abnegazione e il migliorare dal punto di vista tattico. Per il resto c'è veramente tutto. E niente ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche G7 Shorts, il mio canale pubblico Teleclip, anticonici, o interessante nel canale, i tuoi preferiti, noi ci vediamo la prossima volta, sempre con tutta la vita, forza Napoli!